Quelle che si sentono sono cannonate tedesche? Ho paura di no. Ma l'attacco di Steiner dovrebbe essere iniziato. Andatevene il prima possibile, non vi resta molto tempo. Ma il Führer riuscirà ancora a rovesciare la situazione. È sicuro che l'attacco di Steiner ricaccerà i russi. Lo ha detto tante volte che questo attacco muterà l'intero corso della guerra. Chiunque sia vicino al Führer sa che sono farneticazioni, fantasie, a cui probabilmente nemmeno lui crede. Andiamo, ma cosa dice? Perché dovrebbe fare la commedia con noi? Ormai cos'altro ha da perdere? Non è vero, io non le credo. Il nemico è riuscito a sfondare su un'ampia linea del fronte. A sud della città ha preso Zossen e sta avanzando verso Standorf. Al momento attacca la periferia nord, tra Frohnau e Pankow. E a est ormai il nemico è attestato sulla linea Lichtenberg-Karlshorst. Appena Steiner attaccherà, le cose torneranno a posto. Mein Führer, Steiner... Steiner manca di forze sufficienti per un attacco. Non ci sarà l'attacco di Steiner. Si trattengano soltanto Keitel, Jodl, Krebs e Burgdorf. Avevo dato un ordine! Avevo ordinato a Steiner di attaccare! Voi pensate di poter disobbedire a un mio preciso ordine? A questo punto siamo arrivati! Le forze armate mi hanno mentito! Tutti mi hanno mentito, perfino le SS! I nostri alti comandi militari sono composti da una cozzaglia di vili, pavidi e infidi vigliacchi! Mein Führer, sono soldati che versano il proprio sangue per lei! Sono soltanto dei codardi, dei traditori, degli incapaci! Mein Führer, quello che sta dicendo è inaudito! I nostri generali sono la feccia del popolo tedesco! Sono uomini senza onore! Si fanno chiamare generali perché hanno trascorso anni all'Accademia Militare al solo scopo di imparare a usare correttamente cucchiaio, coltello e forchetta! Per anni le forze armate hanno intralciato le mie iniziative! Non hanno fatto che crearmi ostacoli in tutti i modi possibili per impedire le mie mosse! Se soltanto a suo tempo avessi anch'io liquidato i generali e tutti gli ufficiali delle forze armate come Stalin! Non ho mai frequentato le accademie militari, ma sono riuscito da solo! Da solo io sono riuscito! A conquistare l'intera Europa! Traditori! Fin dall'inizio i signori generali non hanno fatto altro che ingannarmi e tradirmi! Hanno commesso un mostruoso tradimento ai danni del popolo tedesco! Ma tutti questi traditori dovranno pagarla! Pagheranno il tradimento con loro stesso sangue! Pagheranno annegando nel loro stesso sangue! Ti prego, Gerda, non perdere il controllo. I miei ordini sono parole al vento. È impossibile continuare a guidare la nazione in queste condizioni. Ormai è finita. La guerra è perduta. Ma se voi, signori, credete che io sia disposto a lasciare Berlino, sappiate che vi sbagliate di grosso. Preferisco piantarmi una pallottola in testa. Fate quello che volete.